Amici del calcio a 5, buonasera e benvenuti al secondo appuntamento con Zona Futsal, l'approfondimento sul calcio a 5 a cura delle reazioni di Radio Zero. Ci troviamo qui dopo una settimana di sosta, ma è stata una settimana insomma dovuta a meravigliose cause di forza, di forza maggiore. Ci ritroviamo qui con la stessa passione e la stessa voglia di migliorarci ancora di più. Analizzeremo quella che è stata la, la settimana sportiva del Nero Verde in, in generale, partendo dalla, dalla femminile, una femminile forza 5 e dalla, dalla rabbia del, del futsal Bitonto. Lo faremo anche questa sera con ospiti davvero di primissimo rango. Ospiti che vado immediatamente a presentarvi: il primo ospite di questa sera è il condottiero del Bitonto calcio 5 Femminile, il mister Gianluca Marzoli. Mister, buonasera e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo anche il secondo ospite, viene direttamente da Oltremanica, dalla, dalla bellissima e meravigliosa Francia, il laterale del Futsal Bitonto, Luca Leclerc. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E allora, sciolte le presentazioni, io direi che possiamo partire immediatamente con, con i contenuti, analizzando assieme ai miei ospiti quella che è stata l'ultima sfida del Bitonto Calcio 5 femminile in Serie A, una partita che ha visto, la, le ragazze di Mister Margioli battere per 5 reti a zero in pelletterie, e continuare a restare in vetta alla classifica in solitaria. Uh, era una partita di quelle ostiche. Perché si affrontava il, il Pelletterie, una delle squadre, forse più in forma, una delle squadre rivelazioni di questo di questo campionato. E il loro plazzamento playoff lo, lo testimoniava. Il Abitonto, però, ha approcciato potremmo dire in maniera ottima la gara ed è riuscito comunque a vincere su un campo dove molte avversarie hanno fatto veramente fatica. Sì, sì, hai detto bene. Io già dal, dal, dalla partita di andata avevo mm, visto le potenzialità quel... di quella squadra. Infatti, non mi ero sbagliato, nel senso che loro stanno facendo un bellissimo campionato. Probabilmente eh, me la aug auguro per loro. Arriveranno ai playoff. Per noi era una partita difficile da affrontare. Con la eh, fortunatamente abbiamo fatto quel tipo di partita che ci serviva, e quindi sono contento. Mister, eh, questo, questo giorno di ritorno conferma quanto insomma, in forma privata ce eravamo detti in estate: che il campionato di Serie A si divide in due fasi. La prima, il giro d'andata, è la fase della semina, il giro di ritorno è la fase della raccolta. E per quello che potremmo dire fino a questo momento, la semina è stata ottima, il raccolto non è niente di meno. No, no, noi stiamo facendo bene. Ovviamente, nel girone di ritorno le cose cambiano perché. Ogni squadra lotta per, per un obiettivo ben definito, chi per i playoff, chi per i primi posti, chi magari per, eh, per non retrocedere, per non andare a play out. Quindi le partite sono molto più difficili nel giro andata. Noi stiamo facendo, ripeto, un bel, un bel percorso anche noi. Eh, siamo in vetta alla classifica, e ci piace stare là per il momento, quindi non vogliamo assolutamente lasciare quel posto. Allora Luca, vedendole da, da fuori queste, queste immagini, che, che impressioni ti fanno? Ah, ho seguito un po' la squadra da, da, da quando sono arrivato, hanno un bel gruppo, ho visto che stanno facendo le cose bene, speriamo il meglio. Analizziamo assieme alla regia quello che è stato l'ultimo turno del campionato di Serie A, un, un turno che ripetiamo ha visto il, il Bitonto battere per 5-0 il pelletterie il Real Stat invece sconfitto in casa per 3-6 dalla, dalla Lazio, la vittoria questa che continua a mettere pressione all'obitonto del, del Pescara sul, sul Verona per due reti a zero, la sconfitta casalinga del, del VIP contro il Città di Falconara, un'altra squadra del Falconara Mister che potremmo definire davvero dura a morire, è una squadra che da anni continua a restare in, in vetta, vetta la classifica, il pari il pirotecnico e questo forse è stato davvero il risultato sorpresa dell'ultimissimo dell turno tra il Molfetta e il Tiki Taka Planet, la sconfitta del, del Fondi per 2-1 contro l'Udine e la sconfitta casalinga del Rovigo Orange contro la, la Kickoff. Mister eh, un pari 4-4 tra Molfetta e Tikitaka non se lo aspettava forse nessuno, ma va a testimoniare quello che dicevamo prima, in questo girone di ritorno non esistono gare scontate per nessuno. Sì, sì, è stato benissimo per... il Molfetta, comunque ha fatto un bel mercato di dicembre, si è rinforzata eh, molto molto bene infatti adesso sta cercando di, di venire solti, Chitaca ha avuto un momento un attimo di flessione, vedi eh, infortuni vari che comunque eh, hanno un attimino penalizzato la squadra e quindi è venuto fuori questo bel, questo bel, <ride> bel pareggio, non <ride> è che si possa dire per loro, comunque è venuto fuori questo pareggio e, e niente. Analizziamo assieme regia, e la regia. anche quella che è la classifica, classifica del, del campionato di Serie A. Una classifica che vede il Bitonto in testa alla classifica con 47 punti, seguito ad una sola lunghezza di distanza dal, dal Pescara. 44 punti invece per il Città di Falconara, 42 per, per il Tikitaka, 30 per la Kickoff, 27 per la Lazio. 25 punti per il Pelletteria. Quindi testimoniamo ancora una volta, Mister. Come il pelletteria sia una, una signora squadra. 21 punti per l'Audace Verona, un'Audace Verona è un'altra squadra che in questo girone di ritorno mister sta collezionando punti importantissimi. 20 punti per il VIP, 20 punti per il Rovigo, 15 punti per il Molfetta femminile, 14 per l'Ilpina, 7 per lo Statte e uno solo per, per il Fondi. Mister, quello che sorprende di questa classifica è quella sorta di equilibrio che vige in qualsiasi parte della classifica tra chi lotta per, per le zone nobili, chi lotta per il piazzamento playoff e chi lotta anche per la lotta a salvezza. Questa Serie A forse non era mai stata così competitiva come quest'anno da un bel po' di anni. Sì, diciamo che le quattro squadre che sono lì in cima... Eh, sono delle squadre molto equilibrate fra di loro, quindi, comunque, alla fine sono dei dettagli che faranno la differenza. Poi vediamo, alla fine del girone di ritorno, dove saremo noi, e da lì partirà poi, partirà poi un altro campionato, che è quello dei playoff. Completamente si azzerano: si azzera tutto e si riparte. E lì dovremo farci trovare pronti. Luca, se parliamo, una, ne parlavamo anche prima della, della diretta. Uh, bellissimo il campionato Poi ne ricomincia un altro che sono i playoff scudetto Per voi atleti quanto è complesso Mantenere la concentrazione altissima Non solo per tutta la stagione Ma poi per, per quell'altra stagione che comincia dopo Che sono i playoff scudetto Sì, come ha detto il mister Bene Secondo me la stagione vabbè, Diciamo due stagioni cioè, Prima di dicembre Che giochiamo un campionato che è già difficile Ma dopo che inizia la, la, la nuova stagione già È molto difficile Perché il campionato è molto molto lungo e dobbiamo essere concentrati sempre per giocare il, più, eh, giocare il meglio che possiamo fare e usciamo su, sulle pre-off, speriamo. Per voi atleti invece dal punto di vista prettamente fisico quanto è complesso insomma continuare a mantenersi in forma e ad allenarsi poi con temperature che insomma non nascondiamoci più si va avanti col tempo perché poi i playoff si giocano comunque a giugno o via di lì è anche molto più complesso allenarsi perché il caldo si fa sentire in qualsiasi ora del giorno e della sera Sì è vero ma questo è da sempre per noi, io sono abituato ormai adesso ma io a me, a me mi alleno sempre ogni giorno e anche di estate, anche se fa caldo è buono per un giocatore allenarsi anche forte sempre e per darci il meglio sul campo. Analizziamo assieme alla regia quello che sarà il prossimo turno del, del campionato di Serie A, un turno che vedrà il, la prima partita a giocarsi il 18 febbraio fra la Lazio e il Rovigo e poi via, via così la, la domenica successiva con la sfida tra Irpini e Real Sat, una sfida insidiosissima, questa in ottica salvezza. Potremmo definire la partita insomma, di, di cartello di questa, di questa giornata, e della la sfida fra le Città di Falconara ed il, ed il Pescara, una sfida che promette scintille, la sfida fra la kick-off e il Molfetta femminile, l'Audace Verona che ospiterà in casa fra le Muramiche e il Pelletterie, il Bitonto che affronterà il Fondi ed il Tiki Taka Planet impegnato in una lastica sfida contro, contro il Vip. Mister, analizzando quella, prego della regia di mantenere intanto questa, questa grafica, analizzando quello che sarà il prossimo turno, mister, uh, spicca questo città di Falconara Pescara che insomma promette davvero scintille. Beh, eh, città di Falconara Pescara è comunque un classico, no? E quindi sarà una grandissima partita. Eh, ma eh, ripeto tutte le partite che, che vedo comunque ognuna di queste, per ognuna di queste si lotta per un obiettivo eh, lo stesso Bitonto che comunque eh, giocherà contro il fanalino di coda che verrà da noi ovviamente senza nulla da perdere cercherà di fare <ride> punti e quindi saranno tutte partite difficili eh, l'abbiamo detto prima la giornata del Bitonto uh, sarà quella contro il Fondi. È un classico testa coda, prima contro ultima in classifica. Ma è l'esempio di quei testa coda che davvero rappresentano una curva che può diventare insidiosissima se si sottovaluta l'avversario e si guarda la classifica. Oh, la classifica non, cioè non la dobbiamo guardare proprio anche, anche perché, eh, come dici tu, il, il classico testa coda che può, comunque. Può nascondere delle insidie, ovviamente eh, non sto dicendo che il Fondi è più forte di noi, perché se noi facciamo la partita nostra, chiaramente il Fondi eh, non, 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 non prende punti a bitonto. Però poi conta l'atteggiamento, come vai in campo, come ti esprimi, eh, se cerchi di chiudere la partita subito. Ci sono tanti aspetti che comunque in una partita che, vanno, che non vanno sottovalutati e quindi sarà anche per noi sarà una partita importante. Lucas, dal punto di vista di un giocatore, una sfida così, prima contro ultima, è molto, molto, molto semplice e probabile incappare insomma, in quei tranelli mentali. Quanto è difficile mantenere la concentrazione quando si affrontano sfide di questo, di questo tipo? Eh, secondo me è sempre difficile giocare una partita così, perché, come ha detto miss, le squadre hanno tutto da giocare in questa seconda parte di stagione. Quindi, no. Secondo me, una partita così devi andare con l'atteggiamento giusto e a chiudere la partita, perché chiudere una partita non è sempre, non è sempre facile. Quindi, speriamo bene per, per il Bitonto e sono molto ottimista. Prego la regia di rimandare ancora una volta gli highlights del, dell'ultima sfida contro il, il pelletteria per soffermarmi un attimino con, con i miei ospiti su quelle che sono le, le gesta atletiche di, di, questo, di questo roster. Mister, vorrei farvi una domanda molto, molto semplice. Quanto sì. bello, stimolante e allo stesso tempo complesso allenare giocatrici insomma, di, del calibro di, di Lucileia, di Diana Santos, Cinedesio o così sia? Sicuramente è un grande stimolo cercare di dare il meglio di te stesso in ogni allenamento, poi nelle partite, eh, essere a contatto con loro, discuterci, parlarci eh, anche di punti di vista, veramente è eh, molto molto bello. Luca vederle invece allenarsi per, per un tratto di giornata e poi salutarsi e quant'altro e cominciare per, per voi cosa, cosa vuol dire? Eh, noi ci vediamo quasi ogni giorno, loro si allenano prima di noi, quindi guardo. io guardo <coughs> fisso l'allenamento perché hanno un bel gruppo, giocano molto bene e come ho detto no, prima non conoscevo molto il caccia 5 femminile, adesso sto guardando un po' di più e credo che c'è da vedere. Se da un, da un lato l'Abitonto sportiva sorride, dall'altro invece eh, è, davvero, è davvero furente il, il futsal Bitonto dopo la sfida contro, contro il Taranto. Una sfida in cui i Nero Verdi sono partiti benissimo, passati in vantaggio per due rete a zero, poi purtroppo hanno perso la partita per cinque rete a due: hanno perso tre uomini per, per rosso e uno insomma, per, per difida e hanno una vita complicatissima insomma in quella che sarà poi la prossima sfida decisiva in ottica playoff contro, contro il Potenza. Prego la regia però nel frattempo di mandare in onda gli highlights dell'ultima sfida casalinga del, del futsal bitonto per analizzare ai miei, ai miei ospiti quella che sarà poi la, la settimana che porta dritti alla, alla sfida col, col Potenza. Lucas parto, parto da te. Che partita è stata quella di, di sabato? Cosa non ha funzionato secondo te e se ci sono stati insomma, dei fattori che hanno condizionato più o meno la, la partita dei, del Bitonto? Eh, era una partita un po' strana perché giocavamo una, una squadra che era molto forte, volevamo fare le cose bene anche se diciamo che era una partita difficile. Però secondo me siamo entrati bene con, a chiudere sempre l'inizio della partita, poi abbiamo perso un po' la testa, dobbiamo dire le cose. L'atteggiamento non era giusto, ci abbiamo parlato tra insieme, tutti insieme. Hanno detto che, che dobbiamo cambiare queste cose perché la prossima partita, secondo me, è una delle più importanti della stagione. Perché, se vogliamo uscire a fare qualcosa nelle playoff, dobbiamo vincere quelle partite che, che giochiamo sabato. Quindi, speriamo il meglio. E diciamo che lasciamo la partita della settimana scorsa e pensiamo già a quella di sabato. Una partita di sabato Lucas che, che rappresenta forse il vero snodo cruciale di questa stagione perché arriva il, il potenza, siamo distaccati di 4 punti in classifica e vincere vorrebbe dire entrare a tutti gli effetti in ottica, ottica playoff. Come vi state allenando questa settimana? Che, che spirichiare si respira dalle parti del, dello spogliatoio e così via? Eh, noi stiamo allenando sempre forte, diciamo non guardiamo quasi mai la classifica anche se guarda, dobbiamo guardare perché è importante, ma giochiamo una partita... Ogni partita la giochiamo al 100% per fare il darci il meglio e eh, speriamo il meglio e, e basta, vediamo cosa succede. Abbiamo appena visto insomma, in queste immagini quello che è stato il tuo terzo gol, uh, gol stagionale potremmo definirlo un gol importantissimo perché l'hai segnato davanti ai tuoi, ai tuoi genitori sì, sì. per un atleta come te insomma, che, che viene da fuori quanto è stato bello segnare un gol innanzitutto ma segnarlo poi davanti a quella che è la propria famiglia? È stato molto bello per me Che la mia famiglia era qua, hanno guardato la bella partita, erano contenti ho segnato pure contro Bernalda che è la mia ex squadra anche uh, sono stato qua un paio di mesi, mi è piaciuto No, sono contento per la squadra, aiutarci, e, come ho detto, facciamo il tutto al 100% e speriamo fare le cose bene. Mister, uh, riprendiamo quello che era il discorso intrapreso con, uh, con Lucas, perché anche voi siete stati un, uh, un giocatore, anche voi siete stati un allenatore. Sappiamo benissimo insomma, che fare l'arbitro non è mai semplice, perché bisogna prendere una decisione in una frazione di secondo che per forza di cose accontenterà una, una parte e scontenterà l'altra. Quanto è difficile provare a mantenere la calma in una partita in cui, purtroppo, quelle decisioni insomma, tendono ad essere una, un attimino, un attimino non, non equilibrate? Guarda, io non ero il miglior eh, giocatore per un arbitro, <ride> nemmeno da allenatore qualche anno fa. <ride> Prendevo proprio squalifiche a ripetizioni. Poi, con il tempo, capisci che magari l'esperienza, che comunque l'arbitro fa parte del gioco e tu non, non puoi. Cioè, non, non puoi pensare che può, che può prendere una decisione eh, contro di te, cioè, dopo la prende, magari sbaglia, la, pre, la presa amen, finisce, Anche finisce là. Ma sappiamo che è tutta una questione di secondi: quindi sì, presi, è, di attimi, di secondi. In cioè, un attimo deve prendere una decisione, quindi la prenderà sbagliata, va bene, cioè, magari poi la, la prossima la prende sbagliata per l'altra squadra. È cioè una, una compensazione che poi, durante una partita, nell'arco dell'anno, sicuramente torna. Dal punto di vista esterno invece, Mister, qual è il suo giudizio su, questa, su questo Futsal Bitonto? In primis ma anche sul campionato di Serie B perché ricordiamo insomma, che anche lei ha fatto parte del mondo della maschile quindi come lo, vede, come lo vede evolversi? Crede che questo campionato di Serie B aumenti il proprio grado di competitività di anno in anno oppure no? <coughs> Intanto, faccio i complimenti al, a tutto il gruppo squadra, allenatore e staff del, del Bitonto maschile. Ci incrociamo sempre a eh, fine all allenamento. Ogni tanto mi fermo, guardo, vedo, conosco ragazzi. Insomma, eh, gli auguro veramente il meglio e spero che possano. Raggiungere i propri obiettivi. Il campionato secondo me è un campionato abbastanza cioè, livellato e importante. Io ho visto una partita quest'estate contro il Palo. Se non, eh, una partita veramente di, di alta competitività e quindi devo dire che è un, è un girone eh, molto competitivo. Analizziamo assieme alla regia quello che è stato l'ultimo turno del girone G del campionato di Serie B, che ha visto l'Alma Salerno sconfitta in casa per 10 a 4 dall'audace Monopoli. Il pari dal, tra il Città di Potenza e il Futsal Noci per 3 a 3. La vittoria netta, schiacciante, questa del Dream Team Paro del Colle per 9 reti a 1 sul, sul Senise. Altra vittoria netta di un'altra corazzata di questo girone G, ossia il San Michele contro il Pistici per 6 reti a 0. La vittoria che vi abbiamo appena raccontato del Taranto sul Futsal Abitonto per 5 reti a 2 e la vittoria esterna, questa importantissima in ottica posizioni di vertice della classifica per 4-1 a sul, sul Castellana Lucas, guardando quest'ultima giornata, pensi che ci sia stata qualche sorpresa oppure tutti quanti hanno rispettato il, il pronostico? Eh, un, penso che tutti hanno fatto il, la partita che dovevano fare, i risultati sono, sono quelli eh, guardiamo così, mi dico che abbiamo sbagliato anche sabato Perché c'è da fare, possiamo essere meglio Prendere tre punti secondo me era, era una buona occasione di uscire e andare verso le playoff Analizziamo insieme la regia, invece quello che sarà il prossimo turno del Girone G del campionato di Serie B Un Girone G che vedrà l'audace Monopoli ospitare fra le mura Michele e San Michele il Bernalda che in casa ospiterà il, il Taranto, il Potenza che farà visita al Bitonto, Diaz-Palo del Colle si presenta come insomma, uno dei match fondamentali di questa giornata, il Futsal Noci che ospiterà il Castellana e la sfida salvezza fra il Senise e l'Alma Salerno. Lucas, analizziamo gara per gara questo, questo prossimo turno. Il Monopoli ospitare il San Michele. Per il San Michele non è assolutamente un avversario facile, perché il Monopoli ha già dimostrato in casa di, di saperci fare. Stesso discorso per il tanto, perché il Bernalda fra le muramiche, insomma, è alla ricerca di punti, di punti importanti sia per la salvezza che per, per i playoff. La sfida per il Bitonto, insomma l'abbiamo già detto in, in apertura, è di quelle da non sbagliare assolutamente perché è la sfida delle sfide in questo momento della stagione. Diaz Palo del Colle potremmo definirla come la, la sfida fondamentale per chi vuole, vuole andare direttamente in, in serie a 2. Il Futsal Noci cerca punti salvezza contro, contro il Castellana e se inizia il Masalerno sembra quasi un'ultima chiamata per, per la salvezza. Eh, abbiamo ancora un bel sabato di calcio possiamo dire, ma San Michele sta, sta è una bella squadra, sto guardando hanno, hanno fatto un bel campionato, stanno crescendo molto, la settimana scorsa hanno vinto 6-0, eh, cioè, Bernardo anche ha, qu ha qualcosa da giocare contro Taranto, che secondo me Taranto hanno giocato già due volte la settimana scorsa, giocano ancora una partita difficile, poi fuori casa. No, vediamo, come ho detto il campionato è molto difficile, c'è tutte le squadre che vogliono cercare i punti perché adesso si rinizia la stagione e cerchiamo di, tutti di, di fare il meglio per darci il meglio e stare più su possibile nella classifica. Mister, la nuova regola di quest'anno prevede che le prime tre vanno direttamente in, in Serie A2, poi c'è la lotta per i playoff e poi c'è la lotta a salvezza. Insomma, eh, per un allenatore, eh, quanto è dura mantenere insomma, compatto il gruppo dal punto di vista fisico, mentale e soprattutto anche dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere? Beh, sicuramente è una bella sfida, nel senso che comunque. Eh, con queste nuove regole quest'anno ci sono più obiettivi da, da perseguire. E quindi, per ogni squadra poi che si è allestita per diversi obiettivi ci sarà poi quel quella capacità ci deve essere di mantenere quell'equilibrio quell e quella, quella forza per arrivare in fondo. Quando una, una, una società, società investe su un allenatore, su un mm -hmm. gruppo di giocatori, lo fa con un intento ben chiaro, che è quello di prefissarsi un obiettivo. Quanto è complesso per l'allenatore invece continuare di giorno in giorno a lavorare su quell'obiettivo, anche quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando poi le cose vanno male? Quanto è sottile quel, quel filo in cui si legge l'equilibrio di, un, di uno spogliatoio, di una società, delle ambizioni di quella società e di una piazza che porta dietro con sé? Sì, quando secondo, io credo che comunque l'obiettivo principale di una società, di un allenatore, è quello comunque di un miglioramento di una squadra, di un potenziamento, di una crescita. È, è difficile pensare di, di avere un obiettivo di vittoria, cioè nel senso che tutti vogliono vincere, però alla fine uno vince, è il fine del uno vince, gli altri non vincono. Però c'è da dire che eh, attraverso il lavoro, attraverso stare in campo, eh, si può migliorare e migliorando si può ambire a vincere. Quella è l'unica speranza, è l'unica certezza, anzi, che si ha quello di cercare di migliorarsi ogni giorno per poi poter arrivare un nel breve tempo possibile ad ottenere un risultato importante. Luca sei arrivato nel mercato dicembrino, eh, la società è stata chiara anche, anche con te, quanto è stato difficile, se, se così possiamo dirlo, ambientarti in, uh, in una nuova squadra e eh, soprattutto quanto è stato complesso adattarti a quelle che sono state le, le ambizioni della società? No, sono, sono arrivato adesso in dicembre, mi sento molto bene nella squadra, con i compagni. tutto, Ormai siamo tutti amici diciamo, e per quello, secondo me, che siamo anche un bel gruppo insieme. La, la, la società, secondo me, hanno fatto un inizio di stagione che non volevano, volevano uscire subito più su. E io sono arrivato per darci al 100% per la squadra e speriamo il meglio. e Usciamo nelle playoff come ho detto, si sì, sì possiamo. No, Con le compagnie tutto a posto, però anche la società è molto brava, presidente, settore sportivo. Sono molto contento di essere qui. Il... Come, come lo giudichi questo, questo girone G, Lucas? Eh, è un girone difficile, il girone di Puglia. Già è che il Caccia 5 è forte, eh, speriamo di darci il meglio. Eh, siamo bene, ci siamo. Eh, le, diciamo che le tre prossime partite, secondo me, saranno molto importanti per per il nostro campionato. Quello è andato in scena nell'ultimo nell weekend, è stato anche un weekend di partite per, per le ragazze dell'under 19 nazionale del, del Bitonto Calcio 5 femminile, le ragazze che insomma per non venire meno a quella che è la prima squadra hanno battuto per 8 reti a 1 lo stato nel terzo turno e sono prime, prime in classifica. Mister, se il presente sorride il futuro non è assolutamente la meno. No, no, assolutamente no, noi abbiamo veramente una... Um un'onda di 19 forte ci sono delle ragazze che comunque sono in pianta stabile nella prima squadra si allenano con, con le più grandi giocatrici diciamo, del, del, del campo di questo campionato come Lu, come Diana, Renato insomma tutte quelle che, che, che girano intorno alla nostra squadra e quindi io le vedo crescere ogni giorno e eh, sono sicuro che eh, fra qualche anno le vedremo sui campi di Serie A anche tu sei un ragazzo giovanissimo e anche tu hai fatto le tue esperienze. Quando ti confronti con ragazzi anche che dalla, dalla primavera del, del Futsal Bitonto vengono in prima squadra, qual è il tuo approccio con loro? Quali sono i consigli che ti senti di dare? Eh, io sono molto giovani, ho, ho iniziato a giocare quando ero molto giovane con la prima squadra e quindi ho. Conoscendo di questa cosa ho bisogno di darci una mano a quelli che vengono con noi, l'under, parlo molto con loro perché secondo me è importante per far imparare un giocatore a parlarci, eh, ma siamo tutti così nella squadra più o meno, siamo tutti così, quindi sono contento. Mister, quali sono secondo voi, per la stessa domanda che farò anche a te, quali sono secondo voi le, le difficoltà che i ragazzi possono, possono avere quando vengono in prima squadra? ve ne anticipo una, forse è la smania di voler arrivare il più in fretta possibile perché vogliono spazio e chiedono spazio e probabilmente non sono neanche pronti per ottenere questo spazio e quanto è complesso il vostro lavoro insomma, nel farli capire che arriverà il loro tempo? sì, mancano di esperienza, quello sicuramente manca il lavoro che c'è sotto nel senso, arrivano a 17-18 anni ma se dietro non hanno un lavoro già dei calcio 5 di base comunque devono ricominciare da capo. Non hanno esperienza, anche se, se comunque devono avere qualità, e le nostre fortunatamente ce l'hanno. E poi ci vuole tempo per eh, riuscire a insegnargli determinate cose. Cioè, piano piano devono comunque eh, assimilare un po' assorbire un po' tutti i concetti, tutto quello che ci dà da, da, da assorbire, e poi nel momento in cui loro. Meccanicamente, naturalmente, fanno tutto, vuol dire comunque hanno assimilato. E là là comincia la crescita. Quindi è un processo abbastanza lungo, è difficile che trovi una ragazza che è 18 anni che viene riesce a giocare dall'oggi al domani, ci vuole comunque tempo. Anche tu sei stato giovanissimo, anche tu hai fatto la tua gavetta. Che ricordi di questa gavetta? Io Veramente mi sono piaciuto perché giocare subito con una squadra che sono più grandi di te ti dà la voglia di, di lavorare più forte. Eh, vedere le giocatori giocare in, diciamo in Serie A, B, A2, ma vabbè, squadra, prima squadra ti dà la voglia di, di, di crescere, ti dà la voglia di lavorare. E secondo me è buono, ma secondo me un allenatore deve prendere il buon tempo per far giocare un giocatore under perché lui lavora tanto. Eh, ma è molto difficile far giocare un lander, lo so, però secondo me il caccia 5 ha bisogno di un nuovo giocatore, giocatori che anche se sono giovani che arrivano e eh, che vanno a crescere poco a poco. Quella che insomma si è sviluppata anche in questi, in questi giorni è stata una settimana di, di futsal anche per quella che è stata la futura Bitonto, la società maschile che gioca in, in Serie C2, una futura Bitonto che nell'ultimo turno ha pareggiato per 2 2 su un campo ostico, difficilissimo e ricordiamolo all'aperto come quello di, di Poggi Orsini. È una, una futura Bitonto che sta insomma, continuando a mantenere fede a quello che è stato il proprio credo, ossia far crescere tutti i ragazzi Bitontini ed è una futura Bitonto che nel prossimo turno affronterà in trasferta l'Eraclio che è terzo, terzo in classifica. Mister, per, eh, anche per loro, insomma, è la quinta società di futsal, potremmo dire a tutti gli effetti, anzi, la quinta squadra di futsal qui a Bitonto. E non è semplice perché è una squadra incentrata proprio sulla crescita dei giovani. Quindi penso che il lavoro che sta facendo Mister Bufano sia, sia davvero di quelli da, da apprezzare perché in questo momento sono pochi quelli che vogliono investire sui giovani. Secondo lei perché? Beh, sicuramente perché molte squadre che fanno, molti, molte società che alle esistono squadre puntano subito a vincere, vogliono arrivare là in alto. Eh, invece c'è da fare veramente un, un grosso applauso a chi invece eh, riesce a, a capire che comunque le società eh, con i ragazzi è il futuro di, questa, di questo sport. No? <coughs> Quindi è bello vedere una società che comunque investe su giovani 17-18 anni, eh, li mette in mezzo al campo, insegna, fai, poi se c'è la voglia dall'altra parte di, di imparare ancora meglio, significa che comunque si è fatto un bel lavoro e si cresce. E probabilmente la soddisfazione più grande sarà vedere uno di questi ragazzi un giorno arrivare in alto. Anche a te la stessa domanda. Sì, come ha detto Mister, sono d'accordo con le cose che ha detto, eh, devi lavorare forte sempre, un giocatore giovane, e è importante, devi <coughs> lavorare ancora di più che un giocatore che gioca già in prima squadra. Eh, come ha detto Mister, piano piano, eh, se ci serve tempo, eh, speriamo tutto bene. Mister, lo dicevo prima, il campo di Poggiorsini è un, è un campo, campo all'aperto, forse uno dei, dei pochi ma allo stesso tempo tanti rimasti. È giusto secondo lei che in, nel movimento del futsal italiano ci siano ancora campi di questo tipo? Oppure è arrivato il momento insomma, che tutti giochino in un palazzetto? Mi spiego, fa bene forse ai ragazzi farsi le ossa in, in campi così per arrivare in, uh, nei grandissimi palazzetti di tutta Italia? oppure <coughs> nei... Io che vengo da una vecchia generazione di, di allenamenti in erba sintetica, secondo me Dipende dalle categorie, nel senso che comunque se facciamo, fai una categoria, stai iniziando ai giovani, puoi anche giocare, allenarti, chiaramente i sacrifici sono, sono maggiori e c'è differenza abissale tra un palazzetto e un, un campo in erba sintetica. Eh, credo invece che comunque, poi da un certo livello in su, sia obbligato, cioè già dalla Serie C dovrebbe essere, non dico obbligatorio, però comunque avere. Insomma, Considera che noi anche in Serie A, eh, ma anche capita anche nel maschile. Cioè 2, non ci sono ancora campi omologati nel 40-20, cioè il palazzetto figuriamoci un po' se una, una società di Serie C2 si può permettere un palazzetto per fare eh, un campionato eh, per far crescere i ragazzi, cioè è difficile. Eh, è una situazione difficile, quindi non, non è di facile gestione né per, per, per la società nemmeno per la divisione che comunque. Eh, si impegna ma eh, non è che può, fare, può, pensare, può, cioè può, può, può mettere una regola dove tutte le squadre giocano in palazzetti, cioè la metà delle, delle, delle società sc sc scompare. È un problema solamente italiano o sono cose che accadono anche in, in Francia, in Belgio e, e via di lì? No, io non ho mai visto questa cosa, solo in Italia diciamo. Come ha detto Misse, se me arriva a un certo livello hai bisogno di un buon palazzetto per far lavorare e crescere le ragazze che giocano. Quindi dovrebbe essere obbligatorio secondo me. Però piano piano stiamo crescendo, sappiamo bene che il caccia 5 sta crescendo molto, speriamo che tutto questo cambierà. Una crescita del calcio a 5, mister. Che viene testimoniata nel caso del, del bitonto, dal, da un palapan sinistra pieno in, in ogni gara casalinga. Per voi che l'avete vissuto prima da avversario e adesso, insomma, da tra virgolette, insomma, allenatore di, di casa, che, che effetto fa? È avere un pubblico così. In... Incredibile, fa veramente un effetto speciale. Cioè io credo che eh, non lo so, che tornerei indietro anni per, eh, per poter fare una partita con eh, 1.000-2000 persone che ti fanno il tifo, eh, che stanno con te e ti spingono a dare il meglio di te stesso. È veramente una cosa spettacolare, ma è un... Ma che non si vede in nessun campo d'Italia. Eh. Non è che stiamo parlando, stiamo parlando, proprio di una realtà proprio singola. Eh, è veramente molto bello, Lucas. Eh, anche dal suo punto di vista, quanto è bello per, una, per un atleta giocare e segnare e sentire il vuoto della gente? È bellissimo. Caccia a 5, è, secondo me, è show. Diciamo eh, quando c'è gente, tutto. Ti <coughs> secondo me, sei molto più diciamo, cattivi sulla partita. È bellissimo anche le tifosi che vengono a vedere da noi, e noi abbiamo bisogno anche di loro per farci qualcosa in questo campionato. Cosa manca secondo voi per, per far sì che il futsal venga definito insomma, quasi alla pari del, del, calcio, del calcio in Italia? Futsal è uno sport molto giovane. Mi rilascio, prima dicevo ehm, la crescita esponenziale di, di, di questo sport è stata tanta, ma ehm, non è stata eh, come le, str cioè le strutture non sono cresciute, come sono cresciute come è cresciuto questo sport. Nel senso, lo sport è cresciuto, ma le strutture sono rimaste sempre le stesse. E quindi, da qua ci sono incongruenze. Sono veramente cioè, è molto difficile, ah, sono d'accordo con me. Abbiamo la stessa, stessa opinione. Eh, secondo me manca ovviamente un po' di soldi, me perché con soldi cresce un po' tutto, eh, ma sto, sto, sto vedendo che qualche ragazzo vengono a giocare più adesso che prima, c'è gente che vengono anche a vedere il caccia 5 eh, con questa, questa emissione che facciamo anche è buona a far crescere il caccia 5 non torniamo un, un attimino al discorso C2 e insomma uh, ci complimentiamo ancora una volta con mister Bufano per il lavoro che sta facendo e saremo lieti di averlo l'ospite qui con, uh, con noi in, uh, in trasmissione uh, l'ultimissima domanda per, uh, per i miei ospiti parliamo insomma delle, delle, prossime, delle prossime gare il Bitonto affronta il Fondi e possiamo definire l'ennesimo step step by step insomma, per quella poi che è la fase di avvicinamento anche alla, alla Coppa mister Guarda, noi dobbiamo, dobbiamo pensare, possiamo fare un discorso a lungo termine. Eh, abbiamo i fondi, poi avremo la prossima del BIP, poi sarà Pescara, poi piano piano ci avvicineremo a quello che sarà il primo evento importante dell'anno, eh, e poi valuteremo un po', eh, quando, sarà, quando sarà il momento, eh, valuteremo un po' le condizioni e ci rimetteremo a posto per poi lo sprint finale. Luca, dal punto di vista del futsal Bitonto la priorità è conquistarli. Ma quanto sarebbe bello poi giocarsi di questi playoff? Eh, giocare playoff è bello, sì, sarebbe un, secondo me una cosa che se facciamo questo vuol dire che abbiamo fatto un buon campionato perché era obiettivi della, della, della società. Poi vediamo, come ha detto il mister, anche noi prendiamo partita dopo partita e vediamo cosa possiamo fare. Speriamo bene. E allora, io ringrazio gli ospiti che sono stati con me questa sera qui in questa seconda puntata di Zona Futsal. Mister Gianluca Marzuoli. Grazie, buonasera a tutti, E Luca Leclerc. Grazie mille, buonasera. Io vi ringrazio ancora una volta per aver scelto di seguirci in questa seconda puntata. Con l'augurio di potervi ritrovare anche nelle prossime puntate. Prossime puntate che ricordiamo mirano ad alzare sempre di più l'asticella e ad allargare quello che è il raggio di, di zona futsal. Ovviamente l'invito è quello di, di restare sempre collegati sulla, sulla nostra pagina e sulla nostra trasmissione. Vi ringrazio ancora una volta per tutta la passione che, che ci mettete e vi do l'appuntamento alla, alla prossima puntata di Zona Futsal con nuovissimi ospiti ma con la stessa passione di sempre.